we thought it would be interesting to start a network of spaces and to draw on existing models that seem to be working, like hackerspaces, but also like borrowing in some way from the communes and thinking about why did they fail. And that's kind of where the idea for the Unmonastery comes from. Unmonastery è un progetto pilota, come tutti i progetti prototipi ha necessità di essere anche valutato, per cui è bene a un certo punto terminarlo, avere un evento che è molto importante, quell'evento del 22, perché non è un evento di chiusura dell'Unmonastery, ma è un evento in cui costruire quali possono essere gli scenari futuri. And how do I feel about the Unmonastery staying in Matera? Oh, I love the Unmonastery to stay in Matera. I think it's a wonderful place. But I imagine for the Unmonastery that it's going to spread, at least in Europe, and just as much as Matera could be a hub for all these different social innovation projects and technological innovation projects, it could be a hub for Unmonastery to nurture its own growth. Il far incontrare persone su un territorio con persone da fuori un territorio permette di vedere quel territorio con occhi nuovi. Quindi l'idea della Monastery come politica di sviluppo locale è che tu prendi le persone dalla Svezia, dall'Inghilterra, dagli Stati Uniti, dalla Polonia, le fai venire qui e queste persone dicono: bello, ma qui facciamo questo, questa cosa qui potrebbe essere interpretata così. E i locali dicono: ma forse hai ragione, forse hai torto, discutono, litigano, lavorano, collaborano, provano delle cose e con un po' di fortuna qualche innovazione vera parte. Abbiamo fatto un primo workshop per provare qui all'Unmonastery a fine maggio con 15 bambini, è andato molto bene, quindi abbiamo deciso di fare di nuovo un workshop. E c'è qui una scuola a Matera che si chiama Scuola Pascoli, che ha un preside e insegnanti che sono molto attivi, che vogliono cambiare le cose, e abbiamo deciso insieme di fare una giornata per i bambini di Matera, e l'abbiamo fatto a fine giugno con una sessantina di bambini. È andato molto molto bene. The last 2 months have been significantly different than the first 4 months, in that we were able to continue to develop our projects and to think more about how we approach them and how we might be able to improve them in the future. And it also gave us an opportunity to invite in new people with different projects and ideas to also be here with us in Matera and to develop their own projects as well as work in collaboration with us. Quello che ci hanno regalato gli amici di Unmonastery venendo qui è stato parte del loro tempo per ricostruire parte del loro spazio e per portarci delle idee da condividere. Ci hanno portato in dono delle idee. È un'esperienza sicuramente molto importante per il Comitato, fortemente significativa, che però ha bisogno appunto di essere condivisa, analizzata insieme e capire anche come rilanciarla per il futuro, perché comunque l'Unmonastery sarà un progetto del dossier di candidatura, per cui c'è un impegno a continuare a lavorare su questa strada di innovazione sociale seguendo il progetto, il modello anche di Unmonastery. Credo che il processo sia già partito ed è qualcosa di irreversibile, è qualcosa che è un meccanismo che si è messo in moto e che non è qualcosa che trasformerà la città, è qualcosa che ha già trasformato la città. Quando si parla di impatto, stiamo parlando dell'impatto di un anno o l'impatto di 200 anni?